testa dritta, la gamba lesta, il piede fermo. Il solito cappellaccio dei carbonari, il cappellone italico del nostro risorgimento nazionale. La giacchetta, anzi, il giacchettone nero a due petti e l'ombrello di cotone bianco, dal rozzo manico di legno ricurvo. Non si parava mai il sole, però. Il parasole per lui poteva soltanto servire da paraacqua. Verdi, ogni volta che arriva a Montecatini e scende dalla carrozza, va a sistemarsi alla locanda maggiore, dove occupa lo stesso appartamentino di due stanze arredato in maniera semplice. Un letto in ferro battuto, un tavolino in noce, tre sedie impagliate, una scansia, una cassettiera, un armadio e una poltrona dalle molle stonate. Colmo della tenerezza del primo amore. Giuseppina
realizzò invece un rapporto più razionale, oltre che più stimolante professionalmente per il marito. Teresa Stolz, prima interprete di Aida in Italia, non ebbe guadagnato il ruolo di interprete preferita del maestro. Non esistono prove che avvalorino l'idea di tale relazione, solo illazioni o pettegolezzi basati probabilmente sulla stima professionale palesata in più occasioni dal maestro per la Stolz, che fece ritenere ad alcuni, e tra questi la Strepponi, che si potesse essere del tenero tra il marito più di cinquantenne e la cantante boema di vent'anni più giovane. Dispute dialettiche fra i frequentatori dello stabilimento termale del Tettuccio. È più bella la musica di Verdi o quella di Wagner? Naturalmente si guardavano bene dal far giungere qualche parola all'orecchio del diretto interessato.
veramente amichevole, cioè magnifica e sapiente. Verdi non è il gran mangiatore, né di difficile contentatura, è un artista e come tale considera, e con ragione, il pranzo come opera d'arte. Verdi era un appassionato della Scala di San Secondo e gli aveva cercato anche di comprare la rocca di San Secondo per erigervi la casa di riposo per musicisti.